Oltre il 70% dei cittadini è pienamente soddisfatto dell'operato del sindaco nella gestione dell'emergenza coronavirus e il 62% dei giovani chiede che i primi cittadini abbiano maggiori poteri per le politiche per la salute. È quanto emerge da un'indagine dell'Istituto Piepoli per l'ANCI. Dall'indagine, ha commentato il vicepresidente dell'Istituto, Livio Gigliuto, è evidente che l'emergenza ha rafforzato negli italiani l'empatia verso i sindaci. Tra gli italiani, queste figure di eroi discreti, vicini, impegnati strada per strada nel far rispettare le regole, sono emersi come affidabili e rassicuranti. La maggioranza degli italiani quindi chiede che i poteri dei sindaci in termini sanitari siano rafforzati e ampliati, rendendo ancora più concreta la loro posizione di autorità sanitaria locale. Dal 4 maggio non cessa il lavoro agile nella PA, che resta, come confermato dallo stesso DPCM del 26 aprile, uno degli strumenti di distanziamento sociale fondamentali. Si riduce il numero di dipendenti pubblici che si spostano e il numero delle persone che accedono agli uffici, con effetti positivi sulla possibilità di contagio. La legge 27/2020, di conversione del DL Cura Italia, non ha modificato la previsione contenuta nell'articolo 87, dove si dispone che il lavoro agile è obbligatoriamente la forma ordinaria di lavoro, questo fino alla conclusione dello stato di emergenza, che ad oggi è posta al 31 luglio 2020. Disposizioni organizzative degli enti volte a far rientrare il personale dal lavoro agile, dunque, sono in aperta violazione delle norme. È dunque opportuno tornare a ricordare la responsabilità penale e civile che derivano da scriteriate violazioni normative. Le decisioni sulla gestione delle ferie vanno rimesse alla indiscussa autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione, che potrà adottare tutte le scelte gestionali del caso concreto all'esito delle valutazioni in ordine alle proprie motivate esigenze di servizio. Così si esprimono i servizi ispettivi della funzione pubblica, nel chiudere la pratica connessa ad una segnalazione ricevuta dai sindacati di una possibile violazione delle previsioni contenute nell'articolo 87,3 del DL 18/2020 da parte di una regione. Si estingue dunque, come una bolla di sapone, l'iniziativa del servizio ispettivo della funzione pubblica con la constatazione che i datori di lavoro pubblico hanno piena autonomia di esercitare le potestà datoriali relativamente alle ferie, potendo quindi utilizzare anche quelle maturate nel 2020. Il tavolo interministeriale e i sindaci stanno lavorando alle regole per il piano per l'infanzia e l'adolescenza. Le proposte finora avanzate riguardano le attività in spazi aperti accessibili a piccoli gruppi e le attività dei centri estivi in collaborazione col mondo sportivo e del terzo settore. In attesa che i protocolli e le linee guida per i servizi educativi passino al vaglio del comitato scientifico e vengano approvati, Ali propone sul suo sito un interessante articolo che si propone di riportare le motivazioni scientifiche disponibili in merito all'opportunità della riapertura dei servizi educativi per i bambini. I paesi europei hanno adottato approcci diversi. Le loro politiche si basano su dati riguardanti l'epidemiologia locale e la trasmissione del virus tra e da parte dei bambini o sul valore diverso che viene dato alle politiche a sostegno dei diritti dei bambini e delle loro famiglie? L'Agenzia delle Entrate proroga al 30 settembre l'adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. La decisione, si legge sul provvedimento dell'Agenzia, è stata presa anche in considerazione dell'attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi da coronavirus, a causa della quale sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le disposizioni normative. Per maggiori dettagli e per rileggere tutte le notizie, aliautonomie.it.